Va bene. Ottobre a Milano. Urina, urina, urina. Incredibile. Fatela nei pozzetti a me. Beniamino della Torre 5, stiamo proseguendo questo tour della spazzatura del trek. Monopattino 1, monopattino 2, monopattino 3, un deposito di porcheria, monopattini e questo pezzo qui che, come mi diceva il mio amico Paolo, che pezzo è? Sono dei circolatori per le pompe. È un circolatore della pompa, abbandonato qui insieme a monnezza varie, bottiglie di birra, di acqua, vetri e chissà cos'altro c'è sotto. Io i guanti ma non vado a scavare perché è veramente tanta la cosa che c'è qua. E siamo sempre al solito punto. Ma chi viene a fare la manutenzione e le pulizie di questo palazzo non le vede queste cose? Cioè questa roba qui, abbandonata qui, non è piccola. Cripio, ma cioè adesso... Non è che uno vuole fare lo scoop viene da solo, o comunque la notizia viene da sola, guardate qua. Di là troviamo i pezzi delle biciclette, di qua troviamo i monopattini, i motori, eccetera. Ma chi lo cura sto palazzo? È il mio caso, ma cosa state combinando? Allora, siamo qui alla centrale idrica Torre 5. Proviamo ad aprire anche questa porta e troviamo un'altra porta aperta. La luce funziona, funziona. Qua, come potete vedere, questo controlla la rete idrica della Torre 5 e direi che non è proprio in sicurezza con la porta aperta. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Finalmente, direte voi, è stato pulito il locale delle centraline telefoniche, degli impianti elettrici, eccetera. Mi va bene, però guardate qua. Siamo entrati da una porta, chiudi pure Frank, chiudi. Serratura? Non presente, obbligatoria, perché io posso andare quando voglio, tac, 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 staccare la corrente nei piani, non solo. Ma non mettere le linee telefoniche internet. Anche la rete idrica di là abbiamo visto. Anche la rete idrica, come dice lui, guardate qua. Quadro generale, circuiti, luce scale, luce ascensore. Venite, potete leggere. Per fortuna ci sono le targhette, luce ascensore, circuiti ausiliari, citofoni. Vedete, io abbasso così e il citofono non funziona più. Luce atrio, luce deposito cicli, eccetera. Poi vi chiedete come mai c'è l'immondizia e tutte queste cose. Questi sono segnali palesi del fatto che manca la vigilanza e il controllo. Casa vostra lascereste la porta aperta? Un condominio normale lascerebbe l'ingresso, non i locali, i tecnici, i servizi, che sono cose delicate, come potete ben vedere. Lascereste aperte. Questa è la situazione. Che dire? Chiamiamo Moreno Morello, che è già stato qui anche lui precedentemente a noi a vedere gli impianti antincendio. Abbiamo risolto gli antincendi? Abbiamo visto che l'incendio però è successo lo stesso, il locale pattumiera è andato totalmente a fuoco, quindi anche quell'intervento abbiamo visto che non è funzionato molto. Non è una critica a striscia, che vedo che ci segue e molte volte ripropone le cose che noi facciamo. Però, insomma... Direi che le cose bisogna sistemarle, non solo fare le polemiche e buttarle per aria per fare share, pubblicità e altre cose. Andiamo. Ecco, questa è un'altra non rarità, però chiamerei con me l'amico Frank, che viene da Baggio, quindi quartiere periferico, qui è un po' meno periferico.
Raccontaglielo tu, perché io avrei solo insulti da dare, cosa c'è e cosa non c'è. Porta totalmente scardinata, seconda porta che non si sa da dove proviene e tre carrelli. E ormai abbiamo imparato a sapere che quando ci sono i carrelli c'è qualcosa che non funziona. Signori, questo set ci è venuto proprio bene. Bene, proseguiamo. Diciamo che queste porte sono state tutte oggetto di interesse di qualcuno, sono piegate. Qua leggiamo addirittura Lager, che ricorda cose di tormenti della Seconda Guerra Mondiale, T7, Eve. Questo è il Lager. Ecco, stiamo entrando nel Lager, quello che chiamano loro Lager. Qua mancano le maniglie. Questa è un'altra porta che è stata scardinata. Guardate come si aprono, guardate. Le aprono così proprio. Guarda, se riesci a passare. È vuota? No, sento qualcosa appena appena, ma non si vede. Ok, queste sono le porte. Ci saranno 30 cantine, guardate. Non ce n'è una che non è stata manomessa. Guardate anche qua. Guardate. Sarebbe il caso di dire anche un'altra cosa. Allora, sono state sostituite queste porte con questa fornitura di queste porticine qui. Io non le reputo sicure, però levando quello che manca è la sicurezza tutto intorno. Cioè qualcuno si introduce in un palazzo, si porta dietro i carrelli, si porta dietro i monopattini rotti, smonta le biciclette, fa tutto il porco comodo che vuole, dorme qua dentro e le porte sono conciate così. Cosa manca? Proprietà, sorveglianza e andiamo avanti. Stiamo proseguendo il tour delle cantine, dopo che vi abbiamo fatto vedere che le abitazioni erano già in condizioni pietose, le cantine volete che siano meglio, eccole. Questa addirittura, come potete vedere, è bruciata, scardinata, rotta. Un'altra che ha avuto un tentativo di scasso. E poi qui abbiamo, cosa sono? Delle panchine queste qui. Delle sedie. Delle sedie? Da giardino. Delle sedie da giardino. Io non mi siedo, perché ho i guanti, ma tutto il resto no. Ciac, si gira Paolo. Andiamo avanti, va. Come potete vedere, qui abbiamo delle porte nuove, rinforzate, della cantina, perché evidentemente dopo i continui furti, molti hanno deciso di rinforzarle. Alcune che sono state solo cambiate, sono state nuovamente riaperte. Questo è un grande problema, potete vedere che ci sono anche altre qui, tutte cambiate e rinforzate per i continui tentativi di furto. Quindi vuol dire che i cittadini sono a conoscenza di questa cosa. Ma è evidente perché molti già avevano cambiato altre porte che sono state di nuovo distrutte, quindi è un continuo ripetersi. Più le cambiano, più succede. Quindi ha deciso che le porte comprate da MM per i condomini non vanno bene. Non valgono nulla, lo possiamo vedere facilmente. Bene, tra l'altro troviamo qui un altro scarico di materiale e un'altra cosina da far vedere è che chi magari non ha i soldi per cambiarsi l'intera porta prova a metterci questa cosa qui. Chiaramente però la cantina la lascia vuota perché altrimenti gliela svuotano, però almeno non gliela occupano e non ci va nessuno a dormire, si spera. Questi sono rimedi di emergenza per chi non ha possibilità. Ricordiamoci che queste sono case popolari, c'è anche persone che hanno delle condizioni economiche. Certo. Usciamo perché l'odore non è dei migliori. Grazie a Paolo per le immagini. E mentre continuiamo a percorrere i meandri infernali di questo palazzo MM nel municipio 8, stiamo risolvendo un puzzle, ma nel vero senso della parola. Avete visto quella cantina dove c'era quella porta tagliafuoco? Ecco, questo è l'altro pezzo della porta tagliafuoco, a parte l'acqua, e questi sono i pezzi mancanti. Chiaramente è tutto aperto, come potete vedere, è tutto aperto. Via della Torre, numero 1, municipio 8, MM Case, stiamo andando a vedere un attimino le cose che non vanno, guardate anche i balconi eccetera, in che condizioni si ritrovano, le crepe sui muri, stiamo andando però in specifico in questo momento a fare un controllo dei box, visto quello che abbiamo trovato dappertutto nei locali sotterranei, andiamo a farci un giro insieme. E anche qui, come prima, neanche il tempo di scendere e si trovano subito rifiuti, un sacchetto abbandonato con immondizia. È vero che qui prendono fuoco,
Però non mi sembra un buon motivo per lasciarle in un angolo del box. Andiamo avanti. Ok. Come potete vedere, le porte sono tenute aperte con le mattonelle. Sacchetti dell'immondizia. Anche qui, guardate, non c'è una chiusura che sia una. Anche questa, guardate, col mattone. Questo ce lo portiamo perché, memori di quello che succede nelle case abbandonate, questi cosi qui in giro meglio che non ci siano. Beniamino della Torre 1 si apre una porta e si trova una refurtiva. Voilà! Bicicletta off bike è fallita, lo sappiamo. E questa è stata la fine delle biciclette. Bottiglia di urine, perché chiaramente qui si dorme. Ma altra cosa che, se avete visto i nostri filmati, vi renderete conto: questo muro è quello della casa, questo è stato aggiunto. Perché? Perché qui avvenivano attività un po' losche e quindi è intervenuta chi di dove doveva intervenire. Guardate qua, io, altri, è stato, non si dice il nome, e c'è il muro. E c'è il muro anche qui, tra l'altro con un pacchetto di sigarette Marlboro incastonato lì sopra, non si sa come. Ma proseguendo, dietro ci sono le clere, dopo Paolo ve le fa vedere. Guardate cosa c'è qui. Motorino. Monopattino. Questo perché ve lo facciamo vedere, perché è una tematica odierna, il monopattino. Lampadario, manopole di un altro motorino. Insomma, questo si riconferma l'angolo peggiore in quanto a sotterranei di questa casa. Qua si svolgono le attività illegali. Però chiedo a Paolo una cosa: siccome poi immagino che qualcuno mi venga a dire ma hanno murato, è venuta tanta gente, arrivate voi e trovate il motorino rubato. Quali sono i requisiti perché un motorino possa circolare? Al di là di stare qui, deve avere l'assicurazione, deve avere la targa. Ce l'avrà la targa questo? Paolo, accomodati pure. Non c'è la targa. Bene. Quindi questo Garelli PMX catalizzato, direi che insieme a quel monopattino lì sono irregolari. Irregolari non soltanto per la presenza qui, ma forse anche criminali, perché chissà da dove arrivano. Beniamino della Torre 1, sotterranei, come potete vedere, sono state murate questi box dove venivano fatti delittuosi criminali, eccetera. Addirittura hanno murato anche una bottiglia, sembra di birra Moretti, al contrario. Insomma, non ci manca niente oggi, Stiamo proseguendo il tour qui della Torre 1, come vedete qui la mercanzia rubata, abbandonata qui, biciclette eccetera, è pieno. Anche i decoder di Sky, per non farsi mancare nulla. Autoradio, carica CD. Insomma, un po' criminale, eh? Thank you.
Cari amici, stiamo proseguendo il tour. Come avete potuto vedere, anzi avete intravisto, ancora qui ci sono dei giretti un po' particolari di meccanici improvvisati che chissà che cosa fanno. D'altronde tutte quelle proprietà, quei box che sono stati murati per quello, perché c'erano riciclaggi di motorini, macchine, E troviamo un'altra discarica qui sul fondo. Vai pure Paolo. Lì. Vai lì. Apple. Un computer della Apple, buttato lì. Stiamo finendo una nuova puntata, purtroppo una nuova puntata, perché anche qui abbiamo visto delle situazioni vergognose. Siamo qui al 5 di via Beniamino della Torre, municipio 8, con Max Bastoni. Max, abbiamo finito questo sopralluogo, abbiamo visto molto, forse non tutto, perché ci vorrebbero veramente giornate intere. Cosa mi puoi dire in finale? Cosa gli diciamo ai immagini, nostri amici? Le immagini che avete visto parlano da sole, quindi avete visto in che condizioni a Milano nel 2020 sono costretti a vivere i condomini delle case popolari gestite da AMM. Queste sono case nuove perché sono relativamente moderne, sono state costruite circa 15 anni fa, però già cadono a pezzi. Addirittura un incendio che è avvenuto un anno fa ormai, perché è avvenuto nel novembre del 2019, mi raccontavano i condomini, sì, ancora oggi ha lasciato in quelle condizioni il locale pattumiera. E poi abbiamo visto la situazione igienico-sanitaria in cui sono costretti a vivere persone anziane, persone malate e comunque cittadini che hanno il diritto, visto che pagano, di vivere in una casa che sia degna di questo nome. Purtroppo qua di dignità oggi ne abbiamo vista veramente poca. Credo che abbia detto tutto Max Bastoni. Per ora finiamo qui questa puntata, ma non terminiamo qui. Ci saranno delle nuove iniziative. Seguiteci, vedrete, perché non vi molliamo così. Andiamo avanti, City Report, alla prossima.